vede! Ah, chi non muore si rivede, eh? Tere, te voglio bene. Lo sai quanto tempo è che non te fai vivo? Vabbè, ma t'ho pensato tanto. Come odori, che te sei messa? Io un altro po' me te scordavo. Eppure io sento un profumino. No, no, queste sono salsicce. Adore, mi invidi a pranzo. E sta fermo, che se te vede mi padre, vero? Vabbè, allora via giù. E poi? E poi s'allungamo dietro una fratta, famo il pranzo dei poveri. Ne sarebbe? Lo sai perché i poveri c'hanno sempre un battaglione dei figli? Perché siccome non c'hanno da mangiare, fanno lavoro. Ma prima si sposano. E che ci frega, noi se sposiamo dopo, prima o dopo non è uguale. E allora, visto che è uguale, se sposiamo prima. E i figli li famo dopo. Adore, mi spieghi una cosa. Com'è che io meno mi reggo in piedi e più ti voglio bene? Ma tu se può sapere che vuoi dalla vita, vuoi magna, vuoi fa l'amore. E certo è troppo, eh? Non si può pretendere. Il fatto è che tu non vuoi mettere giudizio. Te devi trovare una posizione. Perché quando uno lavora, si sposa. E quando si è sposato può fa pure l'amore, hai capito? Padre, abbi fede. Io giovedì c'ho invito a pranzo. Con principe e magno. Oh, e questo è niente. Dopo magnato, se parla, allora c'è caso che discorrendo, siccome io mi sono simpatico, un goccetto di vino. Adore, quello mi sistema. Dammi retta, adore, dai, andiamo al prato. Teresa, via a tavola. Eccomi, papà. E allora? Ne riparliamo dopo giovedì, eh?